Una domenica particolarmente vivace. Oggi i nostri ospiti si sono svegliati presto. Chiaramente poi per chi fa serate e cose varie è sempre un po' un casino veramente svegliarsi la domenica mattina come oggi, 22 di marzo. E soprattutto perché di casino latino parliamo col nostro amico già inquadrato, MM. Marco? Adesso appena la regia ci apre il microfono, appena fucileremo il giovane Ausili che è alle prese con la tranvia. È molto bravo. No, oggi gliela diamo tutta buona. Scusate, è la prima volta, voglio dire. Non è che sono nato imparato come qualcuno. Esatto, che... potresti anche abbassarci un pochino la base, direi, tra le varie. E tu che hai queste orecchie super sensibili. Ma ti ho appena detto che sono sordo come una campana. Appunto. Dai, andiamo avanti. Torniamo a MM. Allora, Marco Merra l'abbiamo già ospitato anche un po' di tempo fa qua negli studi di TV e di Radio Center Music. Perché? Allora, anzitutto lui è un insegnante dei balli latinoamericani. Balli latinoamericani, o meglio, caraibici, perché si distinguono in questi... Cosa cambia? Il latinoamericano è uno stile diverso rispetto al caraibico, quindi il caraibico è tutto ciò che è salsa, bachata e merengue. Diciamo questi tre balli che in Italia ormai hanno spopolato la grande da tantissimi anni. È vero. Ci vuole anche una grande energia per questi balli, perché tutto sommato vedo che proprio vi gettate a capofitto. Cioè, a un certo punto si perde il controllo. Tantissima energia, soprattutto in pista, quando si fanno i balli di gruppo, che comunque sia sono diventati ormai più zumba che balli di gruppo. Quindi tutti zumbano. Tra l'altro poi la zumba è stata anche legata un po' a attività sportive, no? Perché sembra che è diventata una disciplina autorizzata da una società americana. Paghiamo il pizzo addirittura mensile. Addirittura. Però è vero. No, forse secondo me è un modo, come si può dire, più divertente di fare ginnastica, perché è ginnastica chiamata così. Zumba è un marchio venduto diversamente come aerobica latina, io la chiamo così perché tanto è aerobica latina in tutti i sensi. Marco, senti, tu hai iniziato veramente proprio da ragazzino, no? E proprio quando è che hai capito, insomma, che avevi questa passione per il latino? Allora, io cominciai il mio primo corso con mia mamma, per sbaglio. Sono andato in vacanza in Puglia nel lontano 2000-2001 e vedevo queste persone che ballavano appena la regia in spiaggia. Ci li fa vedere. Nicolò, sì. Ci fai vedere Marco? No. Come no? Scusate. Grazie. Ecco. Era no, oggi sono addormentato, quindi no, siamo tutti in sono coma un po' oggi. In coma. Grazie. No, ti dicevo sì. Quindi è iniziato da bbambino perché? 17 anni, quindi in età poco più che adolescenziale. E vedevo questi ragazzi che ballavano in spiaggia e ho detto, ma perché io non posso fare questa cosa qui? E quindi per sbaglio ho cominciato con mia mamma il mio primo corso di latino e da lì è iniziata questa avventura che ormai dura 14 anni. Ma senti Marco, che cos'è che ti ha avvicinato per davvero? Cioè il ballo di per sé o la musica o l'energia che capivi di poter tirar fuori proprio con questo ballo? Allora, la musica è la mia passione. Uh-huh. Io suono la chitarra da quando ho 12 anni, quindi è tutto collegato. Il ballo è diventata una cosa in più, un'espressione in più della musica. Io canto anche, quindi faccio un po' di tutto, canto, ballo, suono. Hai capito? Mi diverte, dai, la musica. È diventata il mio primo lavoro, il mio primo impiego dove dedico gran parte della giornata e quindi poi sono accompagnato da molte persone splendide che sono i miei veri amici che mi sostengono e diciamo che mi diverto, dai. Così. È giusto. L'importante è Casino divertirsi. Latino, ecco, fa serate, svolge serate in provincia di Ancona e Macerata, vero sì, Marco? Sì, siamo conosciuti soprattutto nell'Interland, anconetano. E l'anno scorso abbiamo anche aperto nuove frontiere nel maceratese e fermano, spingendoci a sud. Sì, perché so che siete poi particolarmente bravi. Senti, tu l'estate scorsa, credo, hai prodotto, comunque è uscito un tuo video, perché oltre a insegnante di latinoamericano sei anche oltretutto un valido DJ come quelli di una volta, insomma. E ti sei cimentato nella produzione di un video. Ho ripreso una mia passione che è il canto, quindi
mi hanno proposto questa cosa. Io sono rimasto molto contento, ho accettato e mi sono divertito molto, anche soprattutto nel fare il video, perché è stata una cosa spettacolare. Immagino. Tra l'altro, senti, un video girato in spiaggia. In spiaggia, sì, bellissimo. Sì, sì. Ci facciamo un po' gli affari tuoi stamattina, Marco. Hai detto mi hanno proposto questa cosa. Cioè, com'è andata? Niente. Io non chiedo mai niente, perché se piace a qualcuno, è qualcuno che ti chiede un qualcosa, capito? Quindi non è che vado a propormi nelle agenzie: oh, guarda che io canto, ballo, suono. Se qualcuno ti vuole, ti chiama. Beh, comunque sei molto conosciuto, dai, qua attorno. Mi sono fatto conoscere piano piano, ecco, logicamente. Dai i tuoi recapiti, poi... Marco. Allora, Casino Latino, clicca mi piace su Casino Latino, la pagina del gruppo. Un euro a noi per ogni cliccato. Un euro a voi. Grazie. Vi pago i diritti, dai. Bravo. E poi, il solito Cristiano che qui cerca ogni volta di accumulare qualche soldo. Vabbè, bisogna sbarcare il lunario. In questi, giusto, in questi periodi di crisi... Siamo poveri. Siamo più poveri. Sì, esatto. E invece tutto, la mia pagina è Marco Merra, tra parentesi Mark DJ con la K, come nel video. Che dire, avevo un sito ma l'ho tolto, perché tanto su Casino Latino c'è tutto quanto, quindi potete tutto visionare lì, foto, lì, e eventi e serate. Marco, noi intanto ti ringraziamo di essere venuto qui in questa domenica, e adesso ci vediamo il tuo video, e se ci lascerai l'obolo, se no andiamo in onda per metà, quindi cosa decidi? Io ringrazio voi come sempre dell'ospitalità. Vi voglio bene. Grazie, anche noi. La porta è sempre aperta. Va e bene, allora la, dai, lancialo tu il tuo video. Mark DJ. Oh yeah. Grazie, buona domenica. Ciao a tutti. Ciao Marco, ciao, grazie. Ciao. Mark DJ, Casino Latino. Oh yeah. Baila che baila sta mi morena. Es mia, es mia. Mira su cuerpo, es cosa buena. Hey, hey, hey. Baila que baila sta mi morena. Es mia, es mia. Mira su cuerpo. Qué bien que te ves. Oye, mamita, no puedo creer. Tu cuerpo y mi cuerpo se van a prender. Me dices que sí, te digo pues ven. Moviéndote esta noche la vas a romper. Los otros te quieren, no te pueden tener. Es por mí que tú quieres volver. No pares ahora que te quiero ver. Baila que baila esa mi morena. Es mía, es mía. Miren su cuerpo, es cosa buena. Hey, hey, hey. Baila que baila esa mi morena. Es mía, es mía. Miren su cuerpo, es cosa buena. Te puede esconder. Yo tengo un radar que encuentra el placer. Te acercas a mí, no te voy a perder. No te hagas suplicar, esto es para gozar. Mujeres y hombres lo pueden bailar. Un traguito pa' acá, un traguito pa' allá. Esto aquí no se va a terminar. Baila que baila esa mi morena. Es mía, es mía. Miren su cuerpo, es cosa buena. Hey, hey, hey. Baila que baila esa mi morena. Es mía, es mía. Miren su cuerpo, es cosa buena. Let's go. Arriba las manos. Hey, hey. Qué bien que te ves. Oye, mamita, no puedo creer. Tu cuerpo y mi cuerpo se van a prender. Me dices que sí, te digo pues ven. Moviéndote esta noche la vas a romper. Los otros te quieren, no te pueden tener. Es por mí que tú quieres volver. No pares ahora que te quiero ver. Baila que baila esa mi morena. Es mía, es mía. Miren su cuerpo, es cosa buena. Hey, hey, hey. Baila que baila esa mi morena. Es mía, es mía. Miren su cuerpo, es cosa buena.
Quelli del primo piano.